Ci troviamo alle pendici del Monte Tomatico, in una sera di inizio autunno. Mentre a valle cominciano ad accendersi le prime luci e si notano i fari delle auto che transitano, a 1200 metri non si percepiscono più rumori e tutto sembra più tranquillo del solito. È l'ultima notte in quota, prima di scargar montagna. L'indomani è una bella giornata di metà ottobre, una di quelle giornate che cominciano molto fredde, ma in cui i raggi del sole riscaldano ancora come a fine estate. Nei pressi di Malga Pauda, in comune di Querovas, ci si prepara a riportare a valle le mucche, dopo il periodo estivo passato in alpeggio. Nonostante il periodo travagliato causa la situazione pandemica, la famiglia Miuzzi, detta Pierela, dopo la fatica e i sacrifici estivi, tira le somme di una stagione che si è rivelata per fortuna buona. Come è andata la stagione? Bene, bene, grazie. Pensavamo peggio, ma insomma è andata bene, dai. Pascoli abbondanti quest'anno? Vabbè, la piova non va a mancare. Quest'anno i malgari hanno potuto contare anche su un giovane aiuto, uno studente diciottenne dell'Istituto Agrario di Vellai, a testimonianza che la passione continua. Oh, come ti chiami? Enrico. Cosa hai fatto quest'estate? Quest'estate ho lavorato a Malga Pauda e ho fatto 3 mesi da metà giugno fino a metà settembre. Era uno stage scolastico? No, era un perché come cioè faccio l'agraria e per mia passione in estate cerco sempre da lavorare e quest'anno ho trovato da lavorare in questa malga. Com'è stata l'esperienza? È stata una bella esperienza perché comunque è un bel posto e secondo me questo è un bel lavoro anche perché come dire, in mezzo alla natura, con gli animali, si sta tranquilli, non hai orari come altri lavori e sei più tranquillo e più rilassato, diciamo. Poi il lavoro magari è un po' più faticoso fisicamente, ma per il resto mentalmente sei molto più libero anche. Ti servirà anche per la scuola questa esperienza? Beh, diciamo di sì, perché comunque è un'esperienza fatta che entra nelle competenze, diciamo, che servono a scuola, è una cosa in più che avrò io. Ti piacerebbe farla come attività dopo la scuola? Sì, decisamente sì. Giunte le mucche nei pressi del castagno del Balec, giunge anche la guida della famiglia, Luigi Miuzzi, Pierela per gli amici, che ha a cuore le mucche come facenti parte della famiglia. Guarda, non sono mai stato contento come stavolta di vedere che le vacche le sono fredde, moi, niente.